Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Eleonora Bernini, medico veterinario, lavoro a Roma facendo visite a domicilio e mi piace fare video di informazioni per i proprietari di cani e gatti tra una visita e l'altra. In questo modo ottimizzo i tempi. Oggi vi voglio parlare di un argomento molto interessante. Parliamo di sovradosaggio di farmaci. Su Instagram ho chiesto fatemi una domanda. Vi risponderò con una storia. La domanda che è stata fatta è: io ho dato un sovradosaggio di integratore per le ossa al mio cane, cosa devo fare? E nello stesso periodo una mia cliente ha dato un sovradosaggio di antinfiammatorio al suo gatto. E a questo punto ho deciso di fare un video perché una risposta su Instagram sarebbe stata un po' limitativa e ho provato a unire il tutto in qualcosa un po' più completo. Diciamo che dipende, insomma, che cosa avete somministrato al vostro cane, al vostro gatto. Un integratore per le ossa molto probabilmente, anche se date dose doppia, non creerà granché di problemi. È probabile che diano un po' di dissenteria. Se voi date un dosaggio doppio, in questo caso è stato dato un dosaggio veramente molto grande. Qui si parla del farmaco Meloxicam, la molecola è Meloxicam, non sto a dire nomi commerciali, non mi interessa fare pubblicità. Invece che 6 tacche di siringhe è stato dato 6 siringhe ed era specificato molto bene in ricetta il quantitativo. A questo punto le cose cambiano. In questo caso il consiglio che ho dato alla proprietaria è di correre immediatamente in clinica per un ricovero, per fare fluidoterapia in vena, ovvero dei fluidi che vengono somministrati a velocità controllata tramite delle pompe infusione, quindi macchinari che controllano la velocità dei fluidi in vena, e un controllo da parte del personale medico sui valori renali e in generale sullo stato di salute dell'animale, perché un sovradosaggio di antinfiammatorio può causare problemi di gastrite con ulcera gastrica, problemi al fegato, problemi ai reni e andare appunto in insufficienza renale acuta da FANS. È ovvio che le indicazioni cambiano. Un integratore ha un peso, poi dipende anche che integratore, però un integratore ha un peso, un antinfiammatorio ha un altro peso. La proprietaria era un po' restia inizialmente, voleva delle terapie da dare a casa. È ovvio che una terapia da dare a casa è roba molto blanda, anche una fluidoterapia domiciliare sottocute è sempre meglio che niente, ma mai è efficace come la depurazione che si può fare dell'organismo, in particolare dei reni, tramite fluidoterapia endovenosa. La proprietaria finalmente ha capito l'importanza di quello che gli stavo dicendo. E anche se può preoccupare un ricovero, è sempre emotivamente impattante per il proprietario lasciare il proprio animale in una clinica, ma messo su un piatto della bilancia è meglio far vivere un pochino di stress in quel momento all'animale piuttosto che andare incontro ai gravissimi effetti collaterali da sovradosaggio di antinfiammatorio. L'animale per fortuna adesso sta bene, è andato tutto ok, la proprietaria è contenta. Il consiglio grande che vi do è: se vi capitano situazioni del genere, sempre sentire il parere di un medico veterinario. Se vi consiglia un ricovero, fatevi spiegare perché è importante il ricovero, ma vuol dire che se l'ha suggerito è per il benessere dell'animale. Non fate cose fai da te, state molto attenti a quello che c'è scritto nella ricetta. Farò un video anche riguardo le ricette elettroniche veterinarie, perché per come sono strutturate, secondo me, anche se c'è scritto tutto, spesso il proprietario si perde dei pezzi, certe cose non balzano agli occhi. Farò anche un video sulla somministrazione del Meloxicam, perché mi sono resa conto che appunto se c'è stata questa incomprensione è perché possono nascere dubbi nella somministrazione del Meloxicam. A questo punto un video tutorial può essere necessario. Io vi saluto, spero di avervi dato informazioni molto utili. Sto andando a fare una visita domiciliare, quindi adesso vi devo lasciare. Ciao a tutti!